Ecco qua, partenza. Oggi è 10 agosto 2020, sono qui con il mio regista alle 9 del mattino e stiamo facendo la camminata di avvicinamento al sentiero 260 che ci porterà al rifugio Chigiato. Com'è? Fotografo in azione, un paio di ore può fare una foto, però le artistiche, attenzione, caduta con macchina fotografica Sigma, attenzione, questo è un filmato da non perdere. Dai. Sempre verso il rifugio Chigiato. Siamo 1600. Ecco il panchino del nonno, vedi tu? Qui siamo. Questo è il linguaggio classico di montanari del luogo. Eccolo qua. Sempre verso il rifugio Chigiato, a 1750 metri circa. Ed eccomi finalmente in arrivo al rifugio Chigiato, 1916 metri. Comunque è dura, eh? Tira sempre pendenze importanti, la forma fisica meno importante, tal manco importante, e quindi fatica 100. Che meraviglia, ragazzi. Eccoci qua al rifugio Dino e Giovanni Chigiato. Prima volta nella vita, bellissimo, panoramica, una bellissima ripresa del gruppo delle Marmarole. Ecco qui il mio collega di viaggio, il mio compagno di viaggio, che non mi è stato di nessun aiuto, ma non importa. Ecco, scendendo
per il sentiero 261 di ritorno alla Pracia dell'An. Questo è un capitello famoso, si sa che ne ha nominato il capitello l'amico lassù. Vale che gialle, è naturale, che il giallo di che rocce là. Ma io non credo che qualche dunque abbia, sia venuto qua a dare sul color. Per me le è venuto giù vara dalla su vara. Fermata o passeggero. Fermati o passeggero. E il capo china per venerar del ciel la gran regina. Qui transitò il 19/7/1988 Papa Wojtyla Giovanni Paolo II. 1998. Aspetta che fa un avvicinamento alla Madonna e al Cristo, perché qua merita un appunto da trasmettere agli amici. Ecco qui, qui ci sono tante socche passate adesso, le famose socche del Comeigo. Cioè, lei sta secrezione gialla, naturale sicuramente, dalle rocce. Guarda che meraviglia che lei sta, che meraviglia che lei sta a questo punto qua, guarda che spettacolo. Arrivati a un tornante, si lascia il 561 e dobbiamo stare attenti a questo cartello per tornare a dove abbiamo parcheggiato noi, alla Pracia dell'An, e si segue appunto questa direzione per questo sentiero. Qui a questa caseretta si riapre la strada, finisce il sentiero e si continua a scendere verso Pracia dell'An. Belle ste casere. Strada è stata per un tratto pianeggiante, bella, defaticante. Adesso qui stiamo attenti perché dovrebbe esserci la deviazione a destra, credo, per la Pracia dell'An. Oh, adesso qua una sosta di riflessione. Bello sto sentiero, morbido, bei boschi bellissimi, un segno di civiltà. Questa è la macchina di Tino, ah. Guarda la precisione tattica, strategica del sottoscritto. Il rifugio è molto bello, paesaggisticamente bellissimo, purtroppo le giornate limpide qua scarseggiano, ad ogni modo comunque si può godere in ogni caso una bellissima vista sull'Antelao, sulle Marmarole. Abbiamo mangiato una pappardella al sugo di cinghiale molto buona, una birretta, caffè corretto grappa, poi siamo partiti, abbiamo fatto un ritorno per un sentiero diverso, il 261, che a un certo punto si lascia, e per tagliare e arrivare alla fine, alla fine del sentiero, al parcheggio. È un percorso per uno che non è molto allenato come il sottoscritto, abbastanza impegnativo. La salita
tira sempre fino al rifugio, e la discesa ci sono tratti veramente impegnativi, mai pericolosi, ma comunque ci vuole un buon allenamento, una buona gamba.